Buongiorno ragazze, ciao a tutte e a tutti. Nuovo videoblog, sì lo so, c'è il vento ma chi se ne frega. Avevo voglia di riprendere un po' qui come va nel mio bel paesino. Non dico dove perché adesso non so se la verità ho scoperto e non si può manco più dire dove si è, perché altrimenti non si sa mai, quindi è vero, su internet c'è di tutto di più, quindi meglio evitare di dire dove si è. Comunque già l'ho vedetto dove sono, non specifico dove, però si è già visto dove sono, perché faccio i soliti giri del mio paesino ma non dico di dove sono, tanto alcune già lo sanno di dove sono, quindi stop, mi stoppo qua. Nulla, oggi ho deciso di farmi una bella passeggiata qua in questo bel parchetto, che poi non è un parchetto ma è un'altra cosa, ovvero è una specie di, no, è un porticciolo, però avevo voglia di riprendere un po' di immortalare un po' la mia bella giornata, farmi una passeggiatina per non stare sempre chiusa in casa, e così ho deciso di riprendermi un po' dove vado, non tutto ma una buona parte, quindi dove vado. E niente ragazze, io oggi mi sono fatta un po', mi sono ripristinata un po' perché erano 2 o 3 giorni che non stavo bene, non specifico perché e per cosa, e adesso finalmente mi sono ripresa e quindi eccomi qua. Poi mi sono anche un po' truccata, non del tutto ma quasi, mi ho fatto solo un po', mi ho ridefinito le sopracciglia con la solita matita, oddio cosa avevo sul braccio, vabbè, la solita matita della Rimmel e il Bob Artist del gel fissante della L'Oreal, e poi che altro, aspettate un metodo di qua, non so mai qual è la luce giusta per questi cavoli di videoblog, ma vabbè, dettagli. E poi che dire, un po' di eyeliner, come cavolo si dice, non lo so, eyeliner, matita della Rimmel, tutto quasi tema Rimmel, e mascara Rimmel, quello della, come si chiama, sì, a parte Rimmel, Black 001, sì, quello, esatto. Nulla, poi sempre in tema Rimmel mi ho messo un po' di bronzer, ho fatto un po' di contouring, così era cavolo proprio, come diceva tempo fa Clio Makeup, e basta, un po' di rossetto, che poi non è un rossetto, è un semplice labello del cavolo, labello, e basta. Chi se ne frega se c'è la maschera, ragazze, chi se ne frega, alla fine mi piace così e così faccio, e nulla, e basta, io mi sa che torno alla mia solita postazione perché poi voglio fare un video ASMR, so che è tanto richiesto su YouTube il video ASMR, io non so cosa che mi tocca qui perché intanto ci sono degli insetti strani, boh, vabbè, comunque nulla, ho voglia di fare un video ASMR, lo farò oggi pomeriggio o stanotte dalle 9 in poi, cioè farò un bel video lungo tra le 10 e le 11 di notte, poi casomai lo carico verso l'una, perché io so benissimo che chi mi segue su YouTube soffre di insonnia, e chi soffre di insonnia l'ASMR aiuta, è come una sorta di aiuto psicologico che aiuta a dormire, a rilassare, a distendere i nervi, più che altro. Eccomi qua, vedi dove sono? Sì. Sì, lo so che c'è il vento ragazzi, ma non ne posso fare a meno, oggi ho voluto fare questo videovlog appunto e basta, che sono un semplice piccolissimo videovlog, proprio non so quanto parlerò, non lo taglio perché mi piacciono i video più tranquilli, come si suol dire in alcuni video, scialli, che poi questo termine io non l'ho mai utilizzato, poca volta forse, che sciallo, come ho sentito dire, vuol dire tranquillo, vabbè, no comment, io odio questi termini un po' strani, perché non ho mai detto sciallo in vita mia, o scialla, quindi che cacchio ne so cosa vuol dire, e sinceramente non mi interessa neanche, già. Allora, quindi come promesso
ASMR, Miriam si chiama, perdonami ma non mi ricordo il tuo nome, Miriam ASMR, non mi ricordo più. Comunque, una delle tante di voi che mi seguite su YouTube mi ha chiesto un video ASMR, ve lo farò se riesco. Aspettate che mi siedo perché mi stanno facendo male le gambe. Mi guarda anche se... Ok, no. Guardavo se avevo il rossetto quel che è sui denti, ma non ce l'ho. Yeah, e vai. Nulla. Allora, intanto qua guardo se ho un fazzoletto perché mi è entrato qualcosa in bocca, non so cosa sia. Forse, ops, l'inquadratura come mai è storta, non lo so. Aspettate, ok. Sì. Forse è meglio che vi poggio senza fare danno. Allora, bene, ci siete? Sì, spero di sì. Dunque, sapere un fazzoletto semplicissimo perché mi sa che è entrato un pelo in bocca. Vabbè, dettagli che non ci interessano. No, non posso neanche fare poco di castigo. Comunque niente. Ok. Bene, a posto. Yeah. Allora, queste cuffie adesso per il momento non so dove metterli, però li terrò in mano come ho fatto prima, come sto facendo la prima. Ragazzi mie belle, eccomi qua, vi ho prelevato e nulla. Alla fin fine vi avevo promesso questo video ASMR che da tanto che mi state chiedendo, anzi saranno due o tre giorni, se non una settimana, come avete chiesto di fare questo video ASMR, ancora non ho avuto il tempo. Allora, premetto, prima premessa, ve lo stavo facendo la domenica questa qua che è passata, ma alla fine nada, non se ne è fatto nulla perché ero stanca, un po' scossa perché non stavo tanto bene. Adesso finalmente è venuto il momento di farvelo e ve lo farò di sicuro, forse stanotte, non lo so, vediamo. Se stanotte riesco me lo faccio sto cavolo di ASMR. Cioè all'inizio però mi piace fare i video, questi video qua un po' sussurrati, adesso però mi piace e vi faccio. Bene, io che dico, andiamo, continuiamo la passeggiata, sì dai. E nulla, tanto guardo per terra ragazze perché non ho voglia di farmi male e cascare, o per meglio dire inciampare. Intanto mi metto la mascherina perché un bel po' di gente si sta avvicinando e non ho voglia di cose, vabbè, già ci siamo capiti, no? Comunque cerco di scambiare delle parole e di farmi capire, perché con la maschera non è che si capisce una mazza di quel che dico, tante volte me lo dite anche sotto i commenti di YouTube che con la maschera non si capisce nulla quando parlo, perché è ovvio. Non è molto facile, non è molto comprensibile quello che dico, ma vabbè, dettagli. E nulla. Allora, adesso mi sto dirigendo verso le strisce pedonali. Non so se andare da questa parte qui, qua, da quella parte o più là. Mi sa che vado di qua, da questa parte. Ribadisco, se vedete che vado per terra perché non voglio inciampare. Quindi, perdonate, io vado a guardare un metto piedi. Allora. Dunque, ora attraverso perché è meglio così. Non ho stoppato nulla ragazze, già ve l'ho detto che non ho tagliato niente perché preferisco farlo semplice sto videoblog e nulla. Allora, guardate dove sono, si vede dove sono? No, perché non si vede la mazza. Brava Melanie, fai la cosa a casaccio, mi raccomando. Ecco qua, sì, si vede, yes, si vede. Ok. Ok, vado tranquilla. Bene. Allora, no, vabbè. Tutta storta, sta tranquilla. Ok. Nulla, potrei raccontarvi. Volevo raccontarvi che ieri mi sono visto un film. Cioè, non so se era una fiction o cosa cavolo era, su una storia vera.
veramente respirato, una storia vera, che non mi so raccontare il resto, quindi ho avuto di parlarvene. Poi siccome mi sono stufata, sono corsa in camera mia a sdraiarmi perché ero già stanca e mi ho guardato il grande fratello VIP, yeah, vai, come se non ci fosse domani. Vabbè, sì, mi ho guardato quello, c'era Francesca Cipriani, che vabbè, lasciamo stare. Adesso mi chiederete sotto i commenti perché lasciamo stare, perché non mi sta tanto simpatica, quindi sorvoliamo che è meglio, va, però non è così antipatica, dai. E che ci sono persone che mi stanno simpatiche a pelle e antipatiche a pelle, ma quelli vabbè, come dice Cristian Manzini, dettagli, come dico io, dettagli. A me mi piace quando dico dettagli, non so perché, vabbè. Adesso io direi, ma che bello, c'è una farfalla, guardate. No, non si mette la mazza, vabbè. Allora, ora mi fermo perché mi manca il fiato, quindi aspetto un po', non stoppo, non l'ho detto, non c'ho qua, ma nulla. E niente. Allora. Dunque, sono quasi, anzi no, direi, sono a qualche metro dal comune del mio paese, vedete? Non so se si vede qualcosa di là, sì. Sono a qualche metro dal comune. Non chiedete quanti, però vabbè, e nulla. Sì, se mi sentite fare silenzio perché così mi ho stizzito un attimo e sto sempre parlando, non smetto mai. Bene, si sono fatti 11 minuti e 56 secondi e bla 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 bla, vabbè. Ok, io adesso riattraverso perché veramente sono stanca e tra poco vi lascio, stacco il video e ci vediamo, che ne so, dopo pranzo su Instagram, però qualche diet, se mi va e se ne voglio ovviamente, vabbè, ho detto la stessa cosa, ma no commento, dettagli e basta. Io direi di salutarvi qua, mi faccio vedere se non c'è nessuno da queste parti, ma siccome l'ho detto, mi stacco un po' la maschera. Faccio vedere un po' il dettaglio del trucco. Vedete? No, perché non si vede la mazza da qua, non capisco il perché. Ah sì, forse così sì. Vi piace? Spero di sì. Fatemi sapere sotto i commenti. E nulla. E noi ci si becca al prossimo video. Senti, se sta maschera mi regge. Ok. No, non regge la mazza, ma vabbè. Siccome quel video è durato non poco ma molto, quindi io vi saluto e basta. Se vi è piaciuto questo video, Dio, se vi è piaciuto qualcosa, ok. Mettete un bel like, commentate, iscrivetevi, attivate la campanella se vi va, se l'ho fatto un po' come vi pare, dice Cristian Manzini. Ciao, baci.